L'arte di Cammarata, quelli bravi, no? Dicono che sono quegli artisti che in teoria non provengono dalle scuole d'arte e quindi non è, è un'arte senza, non si parla di storia dell'arte, ma di un'arte senza storia. E l'opera di Cammarata è bellissima perché assembla qualsiasi cosa. Da qualche anno, col consiglio della terza municipalità, abbiamo cercato di riaccendere i riflettori su Casa Cammarata. Con la Commissione Cultura abbiamo fatto una serie di incontri sia con le associazioni, sia con l'assessore al turismo, sia con il Dipartimento Cultura del Comune di Messina, per cercare, come potete vedere alle mie spalle, prima di tutto di salvare Casa Cammarata, che purtroppo sta crollando sotto le intemperie e in preda anche all'incuria. È qualcosa che andrebbe sicuramente valorizzato, andrebbe inserito nei percorsi turistici, cercando di unire, che è quello che ci stiamo cercando di fare noi, il Consiglio della Terza Municipalità, sia le associazioni che riescono a ancora percepire l'anima di Cammarata, sia la parte istituzionale che invece si muove in maniera un po' più lenta. Il nostro intento è sensibilizzare l'assessore, nonché l'amministrazione, al fine di recuperare dei fondi, gli ultimi, quelli della rigenerazione urbana, per investirli su Casa Cammarata. Attualmente parliamo di una struttura non visitabile, anche perché andrebbe messa un attimino in sicurezza all'interno, c'è ancora dell'amianto, ma sicuramente dall'esterno chi conosce la sua storia avrebbe tanto da raccontare sia ai turisti sia ai giovani. Dall'ultimo vostro intervento, e parlo di municipalità, è cambiato qualcosa? Quello che è cambiato, come potete vedere, è la pavimentazione che è stata fatta grazie alla realizzazione della via Don Blasco. È stato messo nuovamente in sicurezza il muretto esterno, ma nient'altro è stato fatto. Mancano ancora troppe cose prima di avere realmente un rilancio di Cammarata e far conoscere a tutti la sua vera Di che storia. anni parliamo quando parliamo del Cavalier Cammarata e della costruzione della casa? La casa artistica è a fine anni 70. Lui, una volta andato in pensione, dedica tutte le sue energie a trasformare quella che era una baracca in questo posto sacro. L'unica istanza architettonica collegata col paesaggio, i Cristi, c'è il cimitero, Ulisse, c'è il mare, è stata l'opera di Cammarata. Cioè, praticamente lui ha trasformato una baracca in un castello, un luogo funzionalizzato in un luogo estetico. Questa operazione ha contenuti artistici, ha contenuti sociali. Dopo la sua morte buttano giù tutto, quello che rimane è un frammento di quello che c'è. È vero che un po' di tutela è stata fatta perché hanno previsto un marciapiede che la protegge, ma io avevo chiesto, ma perché non facciamo i marciapiedi artistici? Perché noi non prendiamo lo spirito di Cammarata e agiamo con l'arte nella zona post-industriale? Cioè, le zone post-industriali da sempre sono quelle rielaborate col linguaggio dell'arte, e di questo Cammarata anticipa clamorosamente i processi. Noi ci troviamo adesso una casa murata, assediata, circoscritta, e tutti gli interventi non solo non entrano in relazione, ma distruggono quello che c'è. Lui viene considerato un outsider art, o forse un po' meglio un costruttore di Babele. Ma la cosa interessante è che lui aveva così capito che con l'arte puoi riqualificare un posto, che ha cominciato a fare i murales. I murales nascono nel Bronx e nascono in quel periodo storico. Quindi i murales a Messina, in assonanza con la loro, come dire, genealogia, nascono a Mare Grosso. Lui ha popolato di murales tutta la zona. A distanza di molti anni ci era sembrato bello riprendere quel giochino, e quindi abbiamo chiamato degli artisti con un progetto fatto dal Dipartimento Cospex, abbiamo fatto una call d'arte, e con degli artisti abbiamo chiesto di rifare la via Belle Arti. Insomma, questa è diventata, detta come va detta, la zona con più alta concentrazione artistica di Messina. Tra Cammarata e tra i murales, questi sono i 500 metri con più arte di Messina. Dentro, purtroppo non si può vedere, c'è quella che lo storico dell'arte Mosè Previdi ha definito la Madonna della Birra Messina, perché c'è un mosaico di una Madonna fatta tutta con i cocci di birra Messina. Purtroppo i cancelli ci impediscono la visione. Quindi, come dire, cose storiche, cose un bestiario fantastico, ma anche cose squisitamente pop, come due bellissimi Stanlio Ollio accanto a San Giorgio il Drago. Se tu
prosegui la carrellata vedrai un bellissimo castello, un po' più a sinistra, ci sono Achille ed Ettore che combattono, e accanto forse quella che oggi è la iconograficamente l'immagine più forte, cioè Don Chisciotte e Sancho Panza che si scagliano contro un mulino a vento, che però non è il mulino a vento di Don Chisciotte, ma il mulino a vento di Napoleone Bonaparte a Waterloo. È la parte retro di Casa Cammarata, quello che una volta era il laboratorio del cavaliere. Come potete vedere, oggi quest'area è totalmente adibita a parcheggio di un megastore. Purtroppo tutto quello che c'era qui dietro, molte cose sono state recuperate, altre sono andate perse. Addirittura si pensa che qui sotto i nostri piedi ci sia probabilmente sepolto ancora il terzo elefante, due si trovano al Mume, in quanto Cammarata aveva scolpito ben tre elefanti. E questa è la metafora di Cammarata, un olio imprigionato da muri, mattoni, barriere, insomma, che mi sembra un po' la metafora di tutto a me.